Tour Lupo, un'intera giornata dedicata al mondo delle chitarre americane, Stratocaster della Fender, tra curiosità e storia del rock alla scoperta di uno strumento diventato leggenda. Per noi c'era Antonella Pallante. La particolarità di questa chitarra è che è appartenuta nella giovane carriera al famoso bluesman B.B. King. Ed è la regina dello Stratocaster Day a Morlupo, un'intera giornata dedicata al mondo della Fender Stratocaster, leggendaria chitarra che insieme alla Gibson ha scritto la storia della musica rock. Musicisti, collezionisti, curiosi sono arrivati qui da tutta Italia. Lei da dove arriva? Io arrivo da Petralia Sottana, provincia di Palermo. Apposta per la Stratocaster Day? Sì, sono un grande appassionato. Per noi la Stratocaster è una chitarra che ha segnato un'epoca, è una delle chitarre più importanti della storia del rock e meritava di essere festeggiata in una giornata, soprattutto a Roma, che sono più di 20 anni che non si raccoglievano così tante chitarre in un giorno solo. E qui abbiamo una delle più anziane Stratocaster in mostra oggi. A quando risale? Questa è dell'agosto del 54 e ha la particolarità, oltre ad essere ancora ben conservata, è questo acero del manico che ha una figurazione pazzesca. Una Fender Stratocaster del 1959, inizio 1959, del colore blonde, ed è l'unica in Italia. E il fascino di questo strumento è senza tempo, attraversa tutte le generazioni. Dai, chi ti ha insegnato a suonare la Stratocaster? Tutto grazie a mio padre. Da piccolo vedevo concerti in TV.